Questo è un immobile che è stato assegnato all'amministrazione comunale dall'Agenzia dei Beni Confiscati e il sindaco e il vice sindaco hanno voluto fermamente assegnare questo immobile alla Polizia Municipale. Quindi oggi questo diventa un presidio di legalità per la città. È sicuramente una svolta, è un immobile nuovo, tecnologicamente innovativo rispetto a quello che abbiamo lasciato, è la sede adeguata ed idonea a quelle che sono le funzioni che oggi svolge la Polizia Municipale nel territorio cittadino. La legalità dei diritti, esattamente l'idea che in questa città abbiamo cercato di affermare è che occorre certamente rispettare la legge. Nel contrasto alla mafia abbiamo certamente stabilito il primato della legge, ma le sofferenze di tanti, le sofferenze dei migranti, in questo momento le sofferenze di coloro che sono costretti a fuggire da una guerra assurda, ci ricordano non soltanto il diritto, ma anche i diritti che spesso il diritto, la legge dello Stato mortifica. E il Corpo di Polizia Municipale è impegnato a garantire quella sicurezza che non è alternativa agli altri diritti. È in dittatura che la sicurezza è alternativa agli altri diritti. In democrazia la sicurezza è uno dei diritti, dei diritti, e il Corpo di Polizia Municipale è particolarmente al centro dell'attenzione di tutti, anche delle critiche, anche delle censure. E non soltanto gli apprezzamenti, proprio perché cerca di affermare una dimensione dei diritti di tutti e di ciascuno, in realtà che spesso non comprendono il senso della missione di chi, come il Corpo di Polizia Municipale, cerca di dare risposte a tutti i bisogni della vita della città nel rispetto alla legge.